Allora ragazzi, niente, termina qui questa partita fra Feyenoord e Roma. 1-0 per il Feyenoord, immeritato, secondo me la Roma meritava il pareggio per occasioni fatte, per occasioni comunque che non ha lasciato il Feyenoord, che sì, qualche tiro da fuori area, qualche tiro sempre fuori, però poca roba, io per Rui Patricio non mi ricordo una parata. Noi abbiamo avuto belle occasioni con Shaarawy, purtroppo, ahimè, il rigore dei Pellegrini che poi ci andiamo e poi c'è stato il pallone che veramente non è entrato per 5 centimetri, colpo destra di Bagnez saranno stati 5 centimetri. Altre occasioni, Shaarawy, tiro di Wijnaldum, cioè la Roma non meritava di perdere, secondo me, e aveva fatto la partita che doveva fare, che io avevo detto, secondo me la Roma doveva fare quella partita lì perché gioca quasi sempre così, però oggi di più. Quinti schiacciati ancora di più dietro rispetto ad altre volte, anche se, vi dica la verità, io avrei messo Selic dal primo minuto al posto di Zalewski. E infatti il gol abbiamo preso per colpa di Zalewski, perché Zalewski sta diventando veramente un disastro a difendere. È un giocatore che quando attacca è un buon giocatore, ma quando difende è un disastro. E purtroppo niente, un'altra cosa che avevo immaginato dicendo la Roma deve stare attenta è ai centrocampisti a rimorchio, soprattutto da fuori area, perché la Roma si schiaccia molto e magari in una respinta, un batti e ribatti, arriva il pallone fuori. Dobbiamo stare attenti ai centrocampisti perché più di qualche gol lo abbiamo preso proprio da fuori area quest'anno. E sto gol è arrivato, poi però la Roma fa la partita che deve fare per riprenderla e ha messo in difficoltà un Feyenoord, ragazzi, che è una buona squadra, ma secondo me se la Roma fa la partita che deve fare al ritorno, una grande partita, può sicuramente rimontare, è eccessivo vincere, perché rimontare stiamo parlando di un 1-0, non è un 3-0, un 2-0, un 4-0, un 1-0 basta fare due gol di scarto, secondo me si possono fare al Feyenoord. L'unica cosa che la iattura di questa partita vera secondo me non è il risultato, ma secondo me è gli infortuni di Dybala ed Abraham e il calcio di rigore dei Pellegrini. Allora, l'infortunio di Dybala ed Abraham sicuramente, perché oltre al Solbakken davanti diventiamo pochissimi e soprattutto non hai più cambi, perciò se tu vuoi cambiare la partita in corso, perché i cambi servono anche a quello, no? Magari tu vuoi fare qualche cambio e mettere una punta in più e tutto quanto, la Roma non ce l'ha più, perché oltre Belotti e Shaarawy ha finito gli attaccanti. E poi c'è Volpato, ma ragazzi, per carità, Volpato va una partita così, lasciamo perdere. Ai centrocampisti e poi mette a rimorchio, e poi c'è la situazione Pellegrini. La situazione Pellegrini, ragazzi, oggi lui sbaglia sto rigore importantissimo. Si era visto subito in faccia, secondo me, che si era cagato sotto di andare dal dischetto. Perché? Perché è un periodo dove sta prendendo tante critiche giuste. Perché è giusto così, perché è un giocatore iperpagato, perché è il capitano da Roma e perché non è poi quando va tutto bene, bello, bravo e buono e tu vai, viaggi sulle ali dell'entusiasmo, te condividi le statistiche e poi quando prendi le critiche t'ammusci e allora non puoi fare il capitano della Roma, bello mio, non puoi fare il leader della Roma, non puoi fare quello carismatico della Roma, perché non può fare, cioè, il capitano già per sé deve avere carattere tosto, deve averci i coglioni, deve essere stato un campione e tutto quanto. Oltretutto alla Roma, che conosciamo l'ambiente un po' così, cioè, ragazzi, devi essere, fio mio, bello. E poi vediamo che il problema non è il calcio di rigore che, ragazzi, li sbaglia solo chi li tira e li hanno sbagliati i più grandi calciatori della storia del calcio, partendo da Maradona a Messi, finendo per Cristiano Ronaldo, Totti, Baggio, Ibrahimovic, Del Piero e via discorrendo. E il problema lo sai qual è? È proprio questo, che Pellegrini non è né Baggio, né Del Piero, né Ibrahimovic, né cose e tutto quanto. E per lui tirare un rigore così pesa. E
lui proprio, secondo me, oggi, ragazzi, è vero che era uscito Dybala, ma c'era in campo Abraham. E Abraham, a qualche rigore, quei pochi che gli ha tirato, li ha segnati, non so se ne ha sbagliato uno o roba del genere, ma li ha tirati bene. Io mi ricordo che li ha tirati bene, siccome è un periodo dove Pellegrini, che già non aveva giocato per scelta tecnica con il Torino, viene ad Astoria, forse, magari, poteva tirarlo Abraham, però coi se e coi ma non si va da nessuna parte. La cosa che dico io, ragazzi, è che bisogna far ritornare Pellegrini, se vuole continuare a farlo giocare a Roma, in un ruolo suo consono. Il Pellegrini, il buon, ottimo giocatore che corre in mezzo al campo e levagli sto peso de sto leader, de sto Zidane, de sto Totti, de sto giocatore de fantasia, capitano, che tira punizioni, rigori, tutto lui. Al primo tempo Mourinho lo sostituisce. Adesso vediamo le dichiarazioni di Mourinho, se gli faranno sta battuta perché è stato sostituito Pellegrini, se per infortunio o è successo qualcosa o scelta tecnica. Questo è molto importante. La cosa che, ragazzi, adesso abbiamo l'Udinese, Roma stanca sicuramente dopo sto viaggio, e troverà una squadra forte fisicamente. I giocatori in campo sono questi, in attacco poca roba. Speriamo di tenere botta e poi di cercare di fare sta grande rimonta, sta grande partita col Feyenoord, che secondo me si può fare. Non è facile come il Salisburgo, che il Salisburgo, ragazzi, secondo me è un po' più debole di questo Feyenoord qua, e aveva anche un po' meno ritmo rispetto a sto Feyenoord, visto che non giocava un po' da un po' di tempo in Austria. Però è una squadra battibilissima, ma Roma è una squadra alla portata. Speriamo bene, speriamo di fare una grande partita, ragazzi, a ritorno senza paura. Tanto non è che dobbiamo difendere niente. Partiamo dall'1-0, magari fa una partita come abbiamo fatto con Salisburgo, intensa, aggressiva, portando tanti giocatori dentro l'area. Ok, dai, forza Roma, ragazzi.